Italia Preziosi, acquistiamo in contanti oro e argento alla migliore quotazione di mercato, da oggi anche su internet. Blocca il prezzo per 24 ore e se la quotazione sale ti riconosciamo l'aumento. Visita il sito www.golditaliapreziosi.it. Spendere 1,5 milioni di euro in consulenze e perdere la somma messa a disposizione per avviare progetti di messa in sicurezza del territorio di un'imponente frana? Si possono spendere in meno di 10 anni 7 miliardi di vecchie lire per la manutenzione, per le somme urgenze e ritrovarsi poi una strada completamente dissestata? Si può, in capitanata è successo. Sono due casi emblematici di un sistema che per anni ha sperperato soldi pubblici e messo a rischio anche la sicurezza dei cittadini. Ve le racconta Prisma con questo breve viaggio lungo alcune strade di capitanata, dissestate, franate, allagate, impercorribili, spesso in condizioni di totale insicurezza per chi viaggia. Perché accade? Spesso, dice la politica, non ci sono i soldi e quando invece i fondi li stanzia la stessa politica, perché accade comunque? Di chi è la colpa? Cosa non funziona? Manca la programmazione e quando la programmazione c'è, resta sulla carta. Le frane continuano a divorare strade e pezzi di piccoli comuni e soprattutto paesaggio. Intanto si rischia di perdere parte dei circa 210 milioni di euro destinati ad un dissesto idrogeologico imponente, perché erogati in ritardo e perché un commissario straordinario chiamato a gestirli quei fondi è in scadenza di mandato. Venendo in questi posti così belli, questi borghi tenuti anche bene, quindi con grandissime potenzialità di attrazione turistica, mi ricordano un po' la canzone di Gianna Nannini, Bello Impossibile. Io questa mattina qui al Verona parleremo di marketing turistico territoriale. È chiaro che questa questione della viabilità e degli accessi è un problema molto serio che non può non essere affrontato, assolutamente, perché qui altrimenti questo progetto di eccellenza della Daunia rischia di diventare semplicemente un libro dei sogni. Era settembre dello scorso anno, il TG Blu raccolse la protesta delle commissioni nazionali dei borghi più belli d'Italia per le condizioni delle strade sui Monti Daun. Arrivare sul subappennino per loro, che l'Italia dei piccoli borghi la girano in lungo e in largo, è stato sconvolgente, esperienza da non ripetere e qualcuno addirittura rinunciò nel tentativo di raggiungere Pietra da Bovino. Rocchetta Sant'Antonio, borgo bandiera arancione. In paese svetta l'antico e particolarissimo castello a mandorla. Provate a raggiungerla. La provinciale 98, per chi arriva dalla superstrada di Candela, è un cantiere aperto. Lavori per un costo di 1,5 milioni di euro che avrebbero dovuto consegnare lo scorso gennaio, ma non sono ancora finiti. Andrea Gisoldi è presidente di Attivamente, l'associazione che a Rocchetta si occupa di promozione turistica e culturale.
durante l'anno organizza manifestazioni e piccoli progetti per attrarre turisti, ma diventa sempre più difficile riuscirci. Cerchiamo di ideare e creare eventi proprio per far conoscere il nostro paese fuori dai circuiti interni della provincia di Foggia. Ci sono tanti turisti che vogliono visitare Rocchetta, però in molti sono scoraggiati dalla viabilità e quindi abbiamo una difficoltà sostanziale con dei numeri che vanno negli eventi, abbiamo dei picchi anche di 800-900 visite al giorno e poi però non ritorna quasi mai nessuno perché è scoraggiato dal fatto che il tratto da Candela a Rocchetta è un problema, ancora di più quando poi utilizzano il TomTom, perché non tutti sanno Rocchetta Sant'Antonio dove si trova e quindi spesso e volentieri il navigatore satellitare va a dirottare questi poveri avventurieri sulla 300, l'ex strada statale 303 che come sappiamo è chiusa al traffico e quindi là succede veramente, il problema è che si rischia veramente la tragedia. Su questa strada si è consumato uno scandalo. Si tratta di un'arteria che collega Rocchetta allo scalo ferroviario, completamente franata da anni e chiusa al traffico pedonale e veicolare. Un tentativo di metterla in sicurezza con interventi mirati lungo i versanti è stato fatto alcuni anni fa, grazie a pressioni politiche mosse all'allora presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi. Con un OPCM, ovvero un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, furono stanziati circa 3.200.000 euro, necessari ad avviare progetti e permettere così di accedere ad eventuali finanziamenti. Tutto veniva trasferito al Dipartimento di Protezione Civile e alla Prefettura di Foggia. Consulenti e tecnici arrivati da Roma e da vari uffici di governo più volte effettuarono sopralluoghi, ma le trasferte costano. Costano tanto. Così dei 3.200.000 euro, 1.500.000 finì per le consulenze, senza produrre la benché minima bozza di studio, di progetto. Nel 2011 la presidenza bloccò e ritirò i fondi, quel che ne restava. Tra le strade provinciali chiuse al traffico ce n'è una che Prisma ha già segnalato raccontando le aree di insediamento industriale. È la strada provinciale numero 20, l'unica strada di accesso alla zona ASI di San Severo, interdetta ai mezzi di peso superiore a 3 tonnellate e mezzo. Come dire ai piccoli imprenditori che lì hanno gli insediamenti, non lavorate, non producete. E così ormai da alcuni anni, ma di sperperi se ne contano tanti per lavori effettuati sulle strade provinciali. Per la 130, praticamente l'arteria più lunga della intera rete viaria gestita dalla provincia, in 10 anni, fino dunque al 2008, la provincia ha speso la bellezza di 7,5 miliardi di vecchie lire. Per fare cosa? Interventi di somma urgenza su frane, rattoppi e messa in sicurezza di pochissimi brevi tratti. Uno sperpero di denaro pubblico, viste le condizioni di totale dissesto in cui la strada oggi si trova. Su un tratto di 4 chilometri addirittura ci sono 10 frane. Ma perché le strade della provincia di Foggia sono in queste drammatiche condizioni e perché mai i lavori realizzati si sfaldano dopo poco tempo? L'assessore ai lavori pubblici della provincia, Domenico Farina, al suo arrivo a Palazzo Dogana, ha avviato una piccola ma importante rivoluzione, eliminando praticamente la consolidata pratica di affidamento dei lavori attraverso le somme urgenze. Per la prima volta la manutenzione è stata programmata, peccato però che di soldi ce ne siano pochi, meno di 4 milioni di euro. I cantonieri devono essere rimpianti, però il problema è molto semplice. 30 anni fa c'erano circa, mi dicono, 300 cantonieri dipendenti dalla provincia di Foggia, quindi le strade erano in ordine. Oggi quei 300 sono diventati 23, dotati neanche di mezzi seri per poter affrontare queste problematiche. Per cui la manutenzione, quella fatta veramente con la pala e con il tre ruote,
è morta, è finita. Quando io ho ricevuto la delega dal presidente Pepe, avevamo concordato che dovevamo mettere fine al sistema delle somme urgenze, che per troppo tempo avevano ispirato il lavoro della provincia. La somma urgenza significa, io l'ho sempre fotografata anche in consiglio, l'ente che insegue la buca. Una logica perversa, quella delle somme urgenze, che legava, quasi strozzandolo, l'ente alle imprese e, per dirla con l'assessore Farina, alle buche. La provincia è riuscita a mettere appunto un programma di interventi mirati grazie ai finanziamenti regionali, ma anche dopo essere riuscita ad intercettare altri fondi dai programmi europei. In tutto una spesa di 44 milioni di euro. Ci sono lavori in corso per oltre 20 milioni di euro, circa 18 milioni tra appalti aggiudicati e cantieri consegnati, e lavori eseguiti per circa 4 milioni e mezzo. Ma ancora non basta. Spesso i lavori sono finiti sotto accusa, insomma. Io onestamente devo dire, per quello che mi risulta, i lavori vengono controllati. Mi spiego. Noi siamo soliti non dare la direzione lavori, per esempio i lavori sulle strade, agli esterni, perché lo facciamo con i tecnici della provincia, che dovrebbero guardare, come dire, essendo dipendenti, un attimino meglio. Mi risulta che i lavori vengono controllati. Non ho contezza di problematiche particolari, nel senso che non ho avuto, diciamo, dei casi particolari o eclatanti, o comunque dei casi, diciamo, da monitorare, in cui è stato scoperto che il lavoro non è stato eseguito bene. Fino a prova contraria io devo fidarmi del tecnico che mi controlla che il lavoro sia conforme all'appalto. Su alcune strade, dice la provincia, è impossibile fare interventi che durino nel tempo. Serve la messa in sicurezza dei versanti. Un discorso molto più complesso, che coinvolge regione e protezione civile. Il problema reale di tutte le strade, in particolare del subappennino, è il dissesto idrogeologico. Io ho sempre detto che per sistemare una strada non bisogna essere, io non sono ingegnere, ma non bisogna essere ingegneri, bisogna sistemare prima la frana che c'è sotto, quindi il terreno che c'è sotto, e poi anche il versante collinare. Le competenze in materia di dissesto idrogeologico non sono della provincia, perché è una competenza della regione. Noi le strade le facciamo, e anche se le condizioni delle frane dei versanti collinari non sono buone, le strade dobbiamo riuscire a farle lo stesso, ma molto spesso sono lavori sprecati. Mi spiego. Non è che non c'è un controllo sui lavori, ma molti lavori vengono ultimati a regola d'arte, ma poi cedono perché cede un versante collinare o cede una frana. Quindi, ovviamente, ragionevolmente andrebbero sistemate le frane. Noi abbiamo portato, perché anche su questo dobbiamo essere chiari, io ho portato al Ministero a Roma, quando c'era Raffaele Fitto come ministro, e al presidente Vendola, uno studio della provincia di Foggia fatto nell'ambito di Area Vasta, e c'è sia il cartaceo che c'è anche un DVD che fotografa tutto questo, studio che ha censito in Capitanata 2200 frane circa, la maggior parte delle quali ovviamente ubicate sui Monti Dauni, le più gravi delle quali ubicate anche queste sui Monti Dauni, e ho proposto uno sforzo che poteva essere nel piano per il sud o comunque con la regione per la sistemazione. Lo studio di Area Vasta prevede la spesa per la sistemazione di queste frane di 100 milioni di euro. Ma i soldi per il dissesto ci sono, e c'è a gestirli anche un commissario straordinario. Grazie ad un accordo di programma siglato con la regione, il Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione 110 milioni di euro, la regione Puglia 100 milioni di euro. In totale dovrebbero essere 210 milioni di euro. Dovrebbero, perché così non è. A spiegarcelo è il commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Puglia, Maurizio Croce, nominato con DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel ormai lontano 2010. Un incarico doppio il suo, perché è commissario anche in Sicilia. Si alterna infatti tra le due regioni e a Bari ogni 15 giorni incontra tecnici, sindaci, assessori, e trova quando può anche del tempo per la stampa. Il commissario ci informa che i fondi a disposizione sono 195 milioni di euro e non più 210, e sono disponibili in cassa solo da 15 giorni.
La Puglia è stata finanziata su fondi FAS statali che poi sono diventati fondi PAR, FAS e PAIN regionali. Lei pensi che la disponibilità di cassa nella Regione Puglia ce l'hanno data 15 giorni fa con una lettera del Ministero dello Sviluppo Economico. 15 giorni fa, cioè dopo praticamente quasi 2 anni e mezzo, insomma. Sì, quasi sì, perché allora loro inizialmente erano fondi FAS statali, poi cosa è successo? Poi i fondi FAS statali si sono persi, per cui gli accordi di programma sono stati rifinanziati e sono stati rifinanziati con una delibera CIPE. La delibera CIPE porta data è stata pubblicata a maggio del 2012. Dopo che è stata pubblicata la delibera CIPE è uscita subito dopo una lettera del Ragioniere Generale dello Stato in cui veniva esplicitato che in realtà la delibera CIPE non era un finanziamento certo, quindi non era cassa in realtà, e quindi per poter fare gli impegni finanziari i commissari comunque dovevano aspettare di avere la disponibilità di cassa. Proprio 15 giorni fa il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto un'ulteriore nota, precisazione, in cui finalmente ha detto che invece la delibera CIPE è una cassa certa, per cui i commissari erano autorizzati a fare le obbligazioni giuridicamente vincolanti anche sulla delibera CIPE, impegnando direttamente sulla delibera CIPE. E quanti sono i fondi a disposizione a questo punto? I fondi a disposizione sono 195 milioni, è decurtato di un circa 15%, quindi da 210 milioni originali si passa a 195 milioni, quella è la disponibilità. E avrete da fare un bel po' di lavoro, immagino, in Puglia. 82 interventi, 83 interventi. 83 interventi? Sì. C'è un tempo a disposizione per poterli spendere o si rischia poi di perderli questi fondi? Sì, in realtà il termine ultimo affinché non si perdano i soldi è il 31 dicembre. Ok. Croce è a fine mandato, scade a dicembre. Entro dicembre però bisognerà mandare in esecuzione tutti i progetti, pena la perdita proprio dei finanziamenti. Il grosso dei progetti, 83 in tutto, riguarda l'area naturalmente più fragile dal punto di vista idrogeologico della intera Capitanata e dell'intera Puglia, quella dei Monti Dauni. Alcuni lavori sono stati cantierizzati. I progetti sono tutti pronti, preparati dagli uffici tecnici dei comuni e tutti riguardano la messa in sicurezza dei centri urbani. Ma perché ricorrere ad un commissario? Chiara volontà del governo, allora presieduto da Berlusconi, perché ci fosse un maggiore controllo del flusso di spesa. Praticamente lei si ritrova con i progetti già pronti, la funzione a questo punto del commissario qual è? La funzione del commissario è la funzione di attuazione degli interventi e di accelerare la spesa attraverso una serie di poteri anche derogatori che vengono dati al commissario per cercare di superare delle impasse procedurali. I comuni in particolare che cosa le chiedono? Cioè di mettere, quali sono le richieste avanzate per i progetti, per avere dei progetti in particolare sui versanti collinari, sulle zone urbane? No, la maggior parte sono salvaguardie di centri abitati, si sono concentrati più, diciamo, non lo chiedono a me, questa parte programmatica degli interventi l'hanno già chiesta alla regione e al ministero quando è stato proprio stilato l'accordo di programma, cioè la programmazione degli interventi è stata fatta all'epoca, ma io che mi trovo adesso ad attuarli sono tutti quasi concentrati sulla salvaguardia del centro abitato. Sul sito online del commissario oggi, tranne alcuni progetti, non c'è traccia del cronoprogramma. 11 bandi pubblicati sono per la istituzione dell'elenco dei professionisti, dunque delle consulenze, e l'albo delle imprese. Nei 195 milioni di euro invece sono comprese anche le spese di funzionamento, lo stipendio del commissario e naturalmente le parcelle per i consulenti. Si ricorda qualche progetto fatto per fermare una collina, una montagna che sta franando? Cioè, visto che ne sono così pochi, insomma, a quanto pare. No, fino ad oggi non ne ho visto uno. Nessuno dei comuni dunque ha chiesto, avanzato, progetti per la messa in sicurezza dei versanti collinari. Sarebbe invece necessario per la tenuta del territorio, strade comprese. Ci dovrebbe essere una politica di prevenzione. Prevenzione che significherebbe fare
delle mappe, per esempio, dei paleoalvei, ci stanno dei corsi d'acqua che hanno completamente obliterato il loro percorso. Per cui sarebbe positivo o quantomeno spendere dei fondi, le cui somme sarebbero sicuramente più esigue rispetto a quanto si spende per un intervento strutturale. Cioè, voglio dire, per la pulizia di un canale che viene ad ostruirsi si spenderà una somma nettamente inferiore a quanto costa rifare delle opere tipo dei ponti che possono essere divelti, oppure delle sponde o delle gabbionate che comunque vengono modificate nella loro natura, dove il disboscamento è proprio la causa preponderante per il dissesto idrogeologico. Poi ci sta questa politica, diciamo, di mettere a coltura tutto il territorio. Il territorio, se è nato per avere una predisposizione boschiva, va lasciato così, va tutelato, è chiaro, molte responsabilità ce le hanno proprio gli agricoltori con il loro tipo di aratura, arature non fatte correttamente, non in sintonia con le direttive dell'ispettorato ripartimentale, delle foreste, che dà anche dei consigli più che direttive su come fare le arature, no, che favoriscono maggiormente lo scivolamento a valle della parte del suolo o comunque della parte più alterata e degradata della superficie, e questo sono tutte problematiche che vanno messe insieme e studiate, esaminate e attentamente messe in un'ottica organica di prevenzione. Servirebbe prevenzione ed una seria ed ampia programmazione, un cambio di passo culturale e colturale. Preziosi, acquistiamo in contanti oro e argento alla migliore quotazione di mercato, da oggi anche su internet. Blocca il prezzo per 24 ore e se la quotazione sale ti riconosciamo l'aumento. Visita il sito www.golditaliapreziosi.it.